in collaborazione con Bentrovati a tutti voi amici di Le Fonti TV, come avete visto torna al nostro appuntamento con Oltre la Barriera, mondo dei certificati al centro dell'attenzione, soprattutto in un momento di mercato in cui ci si chiede effettivamente dove guardare, quali asset scegliere e dove rifugiarsi da una parte, dove poter trovare protezione e dove trovare anche ovviamente rendimento. Mercati in cerca di direzione e di conseguenza anche tutti noi risparmiatori, investitori stiamo cercando una strada da seguire. Allora, questo è uno degli obiettivi del nostro format in collaborazione con BNP Paribas e vado subito a salutare Vittorio Bonelli, Distribution Sales di BNP Paribas Global Markets Corporate and Institutional Banking. Vittorio, buongiorno, ciao, ben trovato, grazie per essere con noi. Ciao, grazie mille a voi per avermi invitato. E salutiamo anche Stefano Cezza, che ringrazio perché ci aiuterà a capire un po' di più questo mercato e naturalmente come approcciarsi al mondo dei certificati. Up to Value, ciao Stefano, buongiorno. Ciao Manuela, buongiorno. 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 E allora, attraverso questi nostri due relatori di eccellenza cercheremo di capirne di più. Io per prima, proprio perché il mercato è complicato in questo momento. Allora, Vittorio, se sei d'accordo, parto subito con Stefano, che può darci una visione generale di ciò che il mercato ci sta raccontando. È vero che è corretto, insomma, quello che leggiamo in sovrimpressione, i mercati sono continuamente in cerca di una strada, in cerca di una direzione. Sì, i mercati sono alla ricerca di una direzione, diciamo che tutti i mercati sono alla ricerca di una direzione, sia quelli azionari, sia quelli obbligazionari. Se vogliamo possiamo metterci anche quelli delle criptovalute in questo momento, che comunque ormai sono un asset, anche quello del Forex. Insomma, è un mercato in questi primi mesi dell'anno sicuramente molto, molto complicato, e visto che oggi appunto parliamo di Oltre la Barriera, siamo alla ricerca di rendimento, sicuramente in questa fase il rendimento da trovare non è facile, perché se vediamo appunto l'andamento dei fondi azionari, vabbè, a parte magari diciamo il settore energia, che sicuramente da inizio anno per ovvi motivi è andato particolarmente bene, però diciamo che i fondi azionari puri, che replicano andamenti degli indici, chiaramente sappiamo che sono fortemente negativi. Sappiamo anche che i fondi obbligazionari, quindi quelli che investono in obbligazioni, in teoria che ci dovrebbero dare rendimento in qualsiasi fase di mercato, da inizio anno sono tutti, per il loro tipo di mercato, secondo me, fortemente negativi. Certo. Le criptovalute, il Bitcoin ha perso il 50%, il Forex e l'euro-dollaro hanno fatto un movimento importante, quindi sicuramente i mercati in questa fase complicato, e quindi se riusciamo a trovare degli strumenti che ci permettano di avere delle protezioni e di avere anche dei rendimenti, sicuramente sono dei prodotti da valutare con attenzione, perché potrebbero essere molto interessanti. Ecco, ma infatti è proprio questo, no? Tu hai citato giustamente il titolo della nostra trasmissione, Oltre la Barriera, quindi la ricerca di rendimento, però contemporaneamente anche una buona dose di protezione, cosa che gli investitori cercano sempre, chiaramente, no? Buona regola numero uno di ogni tipo di investimento è proprio mettere sul tavolo un bilanciamento tra rischio e rendimento. Però Stefano, un'ultima domanda a te prima di passare a Vittorio e a chiedere peraltro anche a lui la stessa cosa. Se dovessi farti una domanda tranchant, cosa stanno cercando principalmente oggi gli investitori, no? Che cosa ti senti di rispondere? Proprio... Ah, guarda, allora ti ripeto, secondo me in questo momento sicuramente la cosa più importante che il risparmiatore ha è la sicurezza. Ok, cioè comunque avere una protezione, secondo me questo è il sentiment un po' che ho io confrontandomi con i clienti, nel senso che comunque essere bombardati da, veniamo da 2 anni di Covid, comunque ci hanno sicuramente un po' destabilizzato. Adesso c'è il discorso della guerra, che già quindi a livello emotivo ti destabilizza. In più, chiaramente sappiamo che i media purtroppo tendono sempre a sottolineare le cose negative. Io ti faccio un esempio: pochi giorni fa sappiamo che, per esempio, che i mercati americani in un giorno hanno perso il 5%, no? Certo. Io il giorno dopo ho ricevuto chiamate da clienti, magari emozionalmente, perché hanno sentito i titoli dei giornali: è successo ieri, sta finendo il mondo. Cioè, quindi chiaramente i clienti in questo momento hanno bisogno di essere rassicurati, dal mio punto di vista. E chiaramente non bastano
dell'assicurazione dal punto di vista delle parole, che sicuramente sono importanti, ma ci vogliono anche delle assicurazioni pratiche. Quindi il fatto di avere delle protezioni, delle barriere, sicuramente in questa fase, secondo me, è una cosa importante, perché permette al cliente di avere una sorta di paracadute di sicurezza che gli permette di fare degli investimenti anche in maniera un po' più tranquilla. Assolutamente, il paracadute bisogna sempre tenerlo a portata di mano quando si entra nel mercato, ma questa è un'altra buona regola. Allora Vittorio, stessa cosa chiedo a te, in cerca di rassicurazioni, cosa sta cercando l'investitore? Anche perché poi tra poco con te proprio entreremo nella pratica, andremo a vedere che tipo di emissioni avete scelto e naturalmente spiegheremo anche il funzionamento dei prodotti che andremo a mostrare come esempio a chi ci segue, perché poi tutto è personalizzato, tutto è personalizzabile naturalmente in base alle esigenze personali. Ecco, cosa stanno cercando gli investitori? È sicuramente, grazie infatti Stefano, sicuramente questo è il contesto in cui ci troviamo in questo momento, un contesto di sicuramente di stabilità, in cui gli investitori cercano appunto un prodotto che abbia delle barriere in grado di proteggere, che sia il capitale o i vari premi. Ed è proprio qui, infatti, noi che abbiamo deciso di, abbiamo deciso di partire da qui per sviluppare quelle che sono state le ultime tre emissioni, in realtà, di BNP Paribas di certificati. Noi abbiamo ricevuto diverse richieste anche di prodotti con capitale al 100% garantito. Purtroppo, grazie al, diciamo, a causa del funding di BNP Paribas, quindi dell'alto comunque rating della banca, facciamo un po' di difficoltà a creare prodotti con capitale al 100% garantito. Quindi nella nostra, diciamo, strutturazione di certificati, che adesso andremo a vedere un po' più nello specifico, abbiamo cercato di aggiungere delle caratteristiche che possano proteggere al massimo gli investitori, pur mantenendoli, diciamo, come certificati a capitale parzialmente protetto. Certo. Nello specifico, Stefano, scusami Vittorio, no? Che in questo momento bisogna dare delle rassicurazioni, è un po' quello il punto. Okay. E questo si può fare appunto per chi appunto già conosce i nostri certificati, i nostri prodotti, tramite delle barriere molto basse o tramite dei premi fissi. Se sei d'accordo, infatti io metterei una piccola presentazione. Assolutamente, esatto, entriamo proprio nel pratico, perché questo è lo scopo, cioè spiegare ma poi insomma mostrare anche che cosa significano le parole. Allora, assolutamente Vittorio, cominciamo con la presentazione, direi di partire dal tipo di emissione che avete scelto e perché. Innanzitutto vorrei un attimo partire con le ultime due emissioni precedenti a questa, che sono state un'emissione di Cash Collect, quindi lo stesso prodotto di cui adesso parleremo, con delle barriere a scadenza molto basse, che arrivavano fino al 40%. L'ultima emissione prima di questa invece è stato sempre un Cash Collect, ma con i primi premi per il primo anno, premi incondizionati, quindi completamente slegati dall'andamento del sottostante. Quindi, diciamo, la nostra idea era quella di offrire una protezione per l'investitore sia a scadenza che durante la vita del prodotto, a seconda del tipo di protezione che l'investitore cerca. Oggi invece parliamo di un prodotto che ha, diciamo, un duplice ruolo. Il primo è quello di continuare, diciamo, questa idea di offrire stabilità all'investitore tramite premi fissi e barriere molto basse. Il secondo è quello di rinnovare la gamma, perché noi abbiamo già fatto un'emissione di maxi premio, cioè dei cash collect in cui il primo premio è decisamente più alto dei premi successivi, premi che possono arrivare fino al 18% dopo 3 mesi. Quindi, diciamo, di rinnovare la gamma, dato che i prodotti che avevamo già emesso qualche mese fa ormai hanno già staccato il premio e adesso stanno quotando sotto la pari sicuramente. Sono dei prodotti con barriere molto basse a scadenza, fino al 50%, e con scadenza a 3 anni. Appunto, come detto, dopo 3 mesi, dalla data di emissione, che è stata settimana scorsa, dei pagamenti di premi decisamente più alti rispetto alla media, che possono arrivare, che vanno dal 12 al 18%. Dopodiché magari andremo anche più nel dettaglio dei vari panieri che abbiamo deciso di mettere. Successivamente il prodotto avrà dei pagamenti trimestrali
condizionati in questo caso, dura barriera che arrivano, come detto, fino al 50%, e quindi diciamo riprendono una struttura più classica che a cui probabilmente gli investitori sono già abituati. Ok. Ottimo. Stefano, come ti sembrano queste, diciamo, questa ulteriore premessa? Come ti sembra questa ulteriore premessa che ha fatto Vittorio? Poi torniamo da lui e continuiamo con la presentazione, quindi ti chiedo di togliere un istante il tutto, torniamo da Stefano. No, mi sembra sicuramente un inizio importante, nel senso che, ripeto, il fatto di avere comunque una protezione abbastanza profonda, perché insomma stiamo parlando di una perdita del 50%, soprattutto tenendo conto che già entriamo in un mercato che ha avuto già, comunque, come dicevamo all'inizio, una fase di contrazione, quindi di discesa, quindi già comunque entriamo su dei prezzi che sono sicuramente interessanti. In più, avendo anche una barriera profonda del 50% di protezione, sicuramente questo è importante, ci dà ancora una maggior paracadute, appunto, per tornare sulla parola importante, sul tema, e quindi sicuramente buono. Inoltre, poi ci spiegherà meglio Vittorio adesso nel dettaglio, a seconda chiaramente del tipo di azione che si decide di azioni, perché il paniere è composto da tre azioni, quindi diciamo del connubio che ho scelto da BNP in base al settore che un po' vanno a coprire. Quindi ho visto che c'è la parte dell'auto, la parte del banking, la parte della moda, la parte piuttosto che dei servizi, eccetera. Quindi chiaramente in base alla volatilità delle società e anche alla propensione di rischio poi che ha ogni singolo cliente, ci sono dei rendimenti variabili che comunque hanno già come un maxi coupon iniziale importante, perché parte dal 12% il più basso. Quindi sicuramente come preambolo, come inizio, sicuramente il prodotto si presenta bene. Ottimo, adesso visto che abbiamo un po' la premessa di entrambi, andiamo proprio ancora più nello specifico con Vittorio, quindi andiamo a vedere il funzionamento dei prodotti così capiamo meglio come muoverci anche all'interno del prodotto stesso. Vittorio. Ok, dovreste rivedere adesso la presentazione. Eccola qua, sì, andiamo avanti, prego. Volevo un attimo, appunto, soffermarmi sui diversi basket, come ha detto giustamente Stefano, che abbiamo deciso di mettere. Noi in generale cerchiamo sempre di offrire all'investitore esposizione a un'ampia gamma di prodotti, un'ampia gamma di strutture e un'ampia gamma anche di industrie, diciamo. Quindi abbiamo deciso di emettere sia prodotti con sottostanti decisamente più correlati, come appunto possiamo vedere i primi due, per esempio, il settore automotive, il settore bancario, fino ad arrivare a offrire anche, diciamo, basket meno correlati, in cui sicuramente appunto il premio sarà più alto. Abbiamo deciso di puntare abbastanza anche sull'Italia, come nell'ultimo paio di emissioni, come potete vedere nei primi tre prodotti cioè, ci sono molti nomi italiani, e anche prodotti, diciamo, con sottostanti molto correlati fra di loro. Chiaramente, appunto, il certificato funziona in questo modo: se più è alta la correlazione tra i tre componenti del basket, più safe sarà sicuramente il prodotto, mentre più bassa è la correlazione, più è possibile offrire premi alti. E comunque una cosa che volevo specificare è che i premi successivi saranno premi trimestrali. Comunque, secondo me questo prodotto non va visto esclusivamente come un prodotto che tengo per 3 mesi, mi incasso il premio e poi lo vendo sotto la pari, perché comunque, come possiamo vedere, alcuni di questi hanno dei premi trimestrali successivi sicuramente interessanti, e comunque una protezione del capitale fino a scadenza, come ha detto anche Stefano, che già ha incorporato questo down, questo, diciamo, questa discesa del mercato che stiamo vedendo adesso. Quindi,
Il valore di strike dei prodotti già hanno incorporato questa discesa nel mercato, quindi abbiamo un livello di protezione ancora più alto. Okay. Se voi avevate in mente qualche prodotto tra questi specifico che vi interessava, di cui volete appunto... Beh, allora Stefano, chiedo aiuto a te, nel senso, a me ha colpito molto il fatto che siano stati scelti titoli inerenti al nostro paese, all'Italia, quindi mi viene da dire subito, ti chiedo se sei d'accordo, l'Italia che in questo momento può offrire opportunità. Stefano, ti ritrovi in questo discorso? E poi magari, non so, incuriosiamo i nostri amici e vediamo anche Stefano quale sceglierebbe di questi. Sì, sì, allora sono sicuramente d'accordo che l'Italia è un paese di... Togliamo un istante la condivisione e poi ci torniamo, però, perché quando Stefano segnala ovviamente qualcosa andiamo a vedere proprio nello specifico con Vittorio. Eccoti qui, prego. Esatto, no, allora diciamo che sicuramente il fatto che vi abbia preso delle azioni italiane è importante perché ci sono società solide in Italia, quindi è importante. Secondo me è anche, passami il termine, strategicamente importante, nel senso che io, avendo comunque esperienza su Certificate, vedo che la parte, cioè gli italiani comunque sono propensi a investire dove conoscono. Quindi è chiaro che conoscono Stellantis, Eni, sì, Renault, titoli eccetera, principali facenti capo a magari, esatto, a dei settori anche che sono più conosciuti, no? Esatto, se invece già li fai investire in PayPal, in Moderna, eccetera, sì, beh, adesso Moderna la conoscono perché si parla chiaramente del virus, però in PayPal, società più straniere, vedo che hanno un po' più di difficoltà, quindi il fatto di aver scelto e di investire in società italiane dal punto di vista della clientela ho sempre visto che è più apprezzato rispetto ai titoli stranieri, che magari sono anche migliori di quelli italiani o più solidi, però l'italiano fondamentalmente gli piace comprare quello che vede, quello che mangia. No, no, hai ragione Vittorio, sono d'accordo, io, cioè, mi ritrovo in questo, ed è anche per questo, guardate, stavo pensando con questo ragionamento, no, l'importanza di conoscere poi gli strumenti finanziari, viene prima l'uovo, prima la gallina, cioè noi investiamo in cose che conosciamo e quindi dobbiamo conoscere per poter investire, perché altrimenti, appunto, visto che l'investimento è importante, cioè ci fa comprendere tante questioni finanziarie, insomma sono due cose che vanno di pari passo. Questo è un'ottima premessa, ulteriore premessa. Stiamo facendo tante premesse oggi, ma che sono indispensabili. Insomma, Vittorio, accodati a questo, cioè segui questo ragionamento, e poi allora a questo punto ti invito a indicarci uno di questi prodotti, magari sceglilo tu se sei d'accordo. No, certo, noi cerchiamo in generale di comunque offrire appunto un'ampia gamma di prodotti per dare all'investitore la possibilità di avere esposizione sul più alto numero di, sì, industrie. Quindi chiaramente c'è tanta Italia, ma c'è anche un po' di Stati Uniti, ci sono nomi anche un po' meno conosciuti, però con settori molto interessanti, come per esempio Renewable Energies, o anche dei settori che magari adesso si potrebbe riaprire, che potrebbero crescere molto adesso che, diciamo, il Covid è vero, diciamo, le restrizioni del Covid se ne stanno andando via, come per esempio il settore del turismo. Io chiaramente non voglio fare consulenza, però sicuramente ci sono settori interessanti che potrebbero riprendersi, e settori che stanno, come per esempio il settore bancario, che sta andando molto bene in questo momento grazie, diciamo, al rialzo dei tassi. Cerchiamo in generale di offrire appunto la possibilità agli investitori di avere la possibilità di scegliere quale prodotto comprare, chiaramente non solo appunto per quanto riguarda i sottostanti, ma anche per quanto riguarda la struttura. Appunto, come detto, secondo noi questa struttura si inserisce bene nella nostra offerta, e, in quanto appunto grazie alla protezione del capitale a scadenza abbastanza basso, e sì, anche al fatto che il primo premio, appunto, è un premio fisso. Certo. E allora, vogliamo entrare ancora più nel dettaglio con la presentazione, Vittorio? Allora, ecco qua la presentazione. Okay. Qui io posso scorrere
per far vedere, diciamo, non solamente appunto i primi prodotti con sottostanti italiani, ma anche, diciamo, prodotti con nomi che magari appunto non sono sempre sui giornali o alcuni investitori potrebbero non conoscere. Però, come possiamo vedere, sono anche nomi per cui appunto vi è un alto potenziale, in quanto i maxi premi sono decisamente più alti e anche i premi trimestrali successivi. Questo chiaramente varia dalla necessità dell'investitore. Sicuramente possiamo vedere dei premi molto alti, per esempio in questo prodotto, nel primo della seconda pagina, sì. Appunto, che dà esposizione a renewable energies o ancora settore più tech, per esempio l'ultimo. Appunto, sì, dipende dal rischio che l'investitore vuole prendere e dal settore su cui vuole guadagnare esposizione. Beh, certo, quindi insomma, Vittorio, indipendentemente dal fatto che c'è un'ampia scelta, cioè prima di tutto bisogna chiedersi qual è il rapporto rischio-rendimento personale, no? Chiaramente, perché poi ci sono dei certificati anche sulla base dei settori di riferimento che offrono più uno o più l'altro. Certo. Peraltro, in questo momento di mercato volatile, cioè, vi posso chiedere entrambi, perché poi sono tutte domande che anche chi ci segue ci fa, cioè, come viene sfruttata la volatilità? Cioè, che rapporto c'è tra la volatilità e i certificati? Stefano, forse parto da te, poi magari anche Vittorio può aggiungere qualcosa. Allora, diciamo, questo dipende molto chiaramente dalla società che poi emette il prodotto certificato. Togliamo la condivisione, ecco, perfetto. Esatto. Direi quello molto importante poi è come le società che emettono il certificato sfruttano la volatilità, quindi come si vengono creati i certificate. Quindi in questo caso con Vittorio abbiamo appunto visto come BNP ha deciso di investire su vari settori, appunto, che vanno da le utilities, quindi quello potrebbe essere il discorso legato appunto all'automotive, quindi alla macchina, alle macchine, eccetera, piuttosto che passare attraverso la moda e il lusso per arrivare anche poi dopo al settore tech. Quindi è chiaro che secondo me in questo momento le società fanno un po' uno screening a livello generale dei vari settori e per ogni settore cercano di andare a prendere quelle che sono i best name, quindi quelle che hanno una volatilità intrinseca un pochettino più bassa, in modo tale che il certificato permetta di avere una maggiore garanzia di protezione rispetto invece a società che magari potrebbero dare anche più rendimento ma sono più volatili. Secondo me la struttura del certificato in questo momento, per come la intendo io, è cercare di sfruttare non tanto la volatilità dei prodotti ma la sicurezza, quindi un rendimento legato a una volatilità più bassa. Allora Vittorio, torno da te, non so se vogliamo mostrare ancora qualcosa con le slide, ma ne approfitto per farti anche forse un'ultima domanda che poi si riaggancia un po' anche a quello che ci stavi mostrando. Cioè, noi siamo partiti con questa puntata dicendo cerchiamo di capire in questo contesto di mercato anche come è cambiata la predisposizione degli investitori, no, nei confronti degli asset. Cosa avete notato da questo punto di vista? Ripeto, abbiamo già detto tante cose, però magari se si vuole aggiungere qualcosa, cioè come ci si approccia, no, anche ai vari strumenti di investimento in questo momento. Sì, sicuramente è cambiata un po' la visione degli investitori e anche la loro richiesta, appunto richiedendo prodotti anche addirittura completamente a capitale protetto, perché dobbiamo specificare che comunque i prodotti che abbiamo visto hanno un'alta protezione, hanno delle barriere molto basse, ma non sono prodotti a capitale garantito. Nel caso di ribassi del sottostante al di sotto del 50%, il certificato non rimborsa il capitale al 100%, bensì rimborsa la performance del sottostante peggiore. Quindi partendo dal fatto che questi prodotti che abbiamo visto sono prodotti sicuramente hanno un certo livello di protezione, ma non è un prodotto a capitale garantito. Abbiamo anche avuto richieste per prodotti a capitale al 100% garantito. Chiaramente la protezione del capitale a scadenza ha un grosso costo che non permette di offrire all'investitore
dei premi così alti come quelli che abbiamo visto nella presentazione. E inoltre un altro motivo è che il funding di BNP è un altro grosso problema per quanto riguarda la nostra strutturazione di prodotti di capitale garantito, che è sicuramente anche una cosa positiva per l'investitore che compra un prodotto BNP, in quanto la parte, diciamo, il rating di credito di BNP è molto molto alto, soprattutto comparato a altri emittenti italiani e stranieri che operano in Italia. Quindi sicuramente questo è cambiato negli ultimi anni, ma specialmente negli ultimi 4-5 mesi. Certo. Infatti, magari l'anno scorso siamo usciti anche con strutture un po' più aggressive, e adesso invece ci stiamo focalizzando su strutture appunto che proteggano di più, Certo, in quanto certo. ascoltiamo sicuramente le richieste degli investitori e cerchiamo appunto di uscire con prodotti ad hoc. Appunto. Questo, niente. Sì, esatto. No, no, ma infatti tu parlavi 4-5 mesi, sicuramente con l'inizio di quest'anno, insomma, le valutazioni sono cambiate molto, anche perché negli ultimi 2 anni, insomma, il mercato ci ha dato delle indicazioni che forse non ci aspettavamo, ma che erano ben diverse da quelle che abbiamo oggi. Allora, non so, entrambi un'ultimissima battuta, vale la pena ricordare qualcosa, Stefano, e poi chiudiamo con Vittorio, ma proprio con i saluti finali? Vabbè, giustamente quello che dice Vittorio è corretto, nel senso che è ovvio che questi tipi di strutture non garantiscono al 100% il capitale perché hanno una barriera. Quindi è chiaro che questo l'abbiamo detto, va ripetuto, giustamente Vittorio l'ha detto, è una barriera che ha 3 anni, quindi comunque ha un lasso di tempo importante, una perdita anche che va dal 70, dal 30 al 50% a seconda dei panieri che si scelgono, quindi comunque abbastanza profonda, quindi diciamo che tutto sommato permette una buona protezione, però è chiaro che non è un capitale protetto, quindi chiaramente il cliente deve essere consapevole che sta facendo comunque un Certo. prodotto che può comportare, però diciamo che la struttura è sicuramente importante ed è studiata per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze del cliente di avere un rendimento con una protezione, quindi sicuramente questa è la cosa che mi sembra di più importante in questa fase di mercato. Certo, e allora se siete interessati al mondo dei certificati, sicuramente Stefano Cezza, che ringrazio e poi ti saluto ancora, insomma, è a vostra disposizione per spiegarvi, insomma, come approcciarvi in modo corretto, e stessa cosa può fare Vittorio, anzi Vittorio ricorda, insomma, tutti i riferimenti per mettersi in contatto con voi, anche per capirne un po' di più, sia per esperti ma per chi magari non ha ancora, come dire, contemplato la possibilità, no, di utilizzare questi strumenti. Sì, assolutamente. Sul nostro sito investimenti.bnpparibas.com potete trovare un numero verde che potete chiamare dalle 9 alle 18 tutti i giorni, in cui ci sarà sicuramente qualcuno che risponderà e risponderà a tutti quanti i vostri dubbi e domande. E inoltre vi ricordo che sempre sul sito c'è la possibilità di iscriversi al canale Telegram, dove pubblichiamo sempre, diciamo, aggiornamenti di mercato e sulla nuova gamma. Ottimo, beh, insomma, non dovete fare altro, quindi, e poi naturalmente noi vi aspettiamo sempre sulle fonti TV con l'appuntamento mensile con Oltre la Barriera, dove aggiungiamo sempre dei tasselli. Allora, grazie ancora Stefano Cezza, Up to Value, e grazie a Vittorio Bonelli, Distribution Sales di BNP Paribas. Grazie a entrambi per l'aiuto e per la comprensione in modo semplice. Alla prossima puntata. Grazie a tutti voi per averci seguiti e rimanete con noi sulle fonti TV. In collaborazione con